Benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi mostro il mascara della Essence Your Better Work Volume Curl, quello gin proof, quindi waterproof. Ma prima di iniziare, ed è, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e anche di lasciarmi un commento se volete partecipare all'estrazione di qualche premietto scelto da me. Se non sapete di cosa parlo, aspettate il fondo del video per scoprirlo. Allora, mascara della Essence, questo è colorazione classica solo nera, confezione da 10 ml e il prezzo è di 4,95 euro. Allora, intanto ve lo mostro così. E l'applicatore, che è questo, fatto leggermente ricurvo. Ok, allora, dunque, cosa dire? Prima di tutto che, come tutti i mascara della Essence, o sono ottimi o sono assurdi. Questo è un nero intenso dalla prima passata. Poi vi mostrerò l'applicazione e anche il test durante tutta la giornata per vedere se è davvero waterproof. Ma per adesso vi dico che è nero, ma davvero nero. E quindi anche durante il giorno, tranquillamente, una passata e sono super nere, due passate e un risultato wow. Promette di essere volume e curvatura ed effettivamente il fatto di essere così nero già a primo impatto si nota subito che hai qualcosa sugli occhi, quindi il mascara si nota subito. E poi le incurva davvero verso l'alto, le allunga, le incurva e restano così tutto il giorno. Lo vedete meglio nel test che abbiamo fatto per tutto il giorno, ma per dirvelo davvero funziona. Questo applicatore è facile da usare perché comunque sia... Aspettate. È di quelli per me più facili da usare in assoluto, spingendo le ciglia verso l'alto e quindi è comodo. E poi durante la giornata non raggruma le ciglia, non le secca, non sgretola, non cadono pezzi di pelotto. Arrivo a sera che trovo ancora belle allungate, belle incurvate, belle nere, soprattutto il colore non svanisce durante il giorno. E non lascia i grumetti oppure non si sgretola, quindi altre cose fantastiche. Poi ora vi mostro davvero il test perché abbiamo testato l'effetto gin proof e waterproof. Allora, sono le 10 e inizia ufficialmente il test. Ci aggiorniamo più Allora, tardi. eccoci qui. Dunque, sono le 18, 18:15. Comunque sia, allora, nel mentre sono stata al PC, ho fatto varie cose, il trucco non è assolutamente tenuto, ma non ci interessa il mascara che vediamo. E le ha mantenute allungate e incurvate. Adesso, tra poco io, oltre al fatto che mi sto un po' sciogliendo, ed pensa dunque, devo andare a fare la doccia. Pensavo di non rimuovere il mascara, speriamo, così vediamo come si comporta. Anche dice che essere waterproof, quindi vediamo come si comporta sotto la doccia e poi lo vediamo dopo. E anche la clip finale per il momento dello struccaggio. Comunque, non macchia,
Non perde grumi, cosa importante. E anche sotto ha tenuto bene senza sbavare. Ci vediamo dopo. Ok, allora eccoci qui. Sì, lo so, sono molto fashion, ma comunque sia per farvi vedere il mascara che anche fatta la doccia ha retto. Diciamo che se faccio così c'è qualche pezzettino nero, però è abbastanza waterproof. Adesso volevo con voi andarlo a struccare. Proviamo. Allora, io normalmente lo strucco con proprio un olio, provo col bifasico, vediamo cosa fa. Venire e viene. Devo stare un po' a insistere, non so se si vede. Devo stare un pochino a insistere, però viene. E guardando il cotonino, non ho perso neanche chissà quante ciglia. Diciamo che... Ok. Sull'altro occhio invece... No, comunque è venuto bene col bifasico. Comunque sull'altro occhio, wow, che stile! Vado ad usare il mio affidato olio di cocco, che adesso vi faccio vedere che viene via molto meglio. Fate vedere. Soprattutto, massaggiate un attimo sulle ciglia. Comunque, soprattutto per il trucco resistente o il trucco waterproof, l'olio, soprattutto l'olio di cocco, è fantastico. Guardate. State un attimo a massaggiare le ciglia. Ok. Così lo sciogliete tutto e poi. Ok. E soprattutto non avete strappato neanche una ciglia, sono tutte rimosse. Quindi direi che comunque è un prodotto waterproof. Vedo adesso che la luce è fantasticamente gialla. Ma siete in bagno. Ed è basta. Questo era tutto il testo. Allora, come avete visto, anche durante la doccia non ha fatto niente. Quindi effetto waterproof c'è. Doccia o piscina, comunque ho fatto andare apposta l'acqua sugli occhi per testarlo. Fantastico, dura davvero tanto. Si rimuove, allora, con uno struccante oleoso oppure bifasico, però io preferirei un burro o un olio. Perché davvero è resistente, quindi o un struccante occhi bifasico apposta per il trucco waterproof, comunque si rimuove, lo lasciate agire un secondo, lo massaggiate e si rimuove senza strappare le ciglia, oppure come faccio io preferisco l'olio, io ho l'olio di cocco che davvero mi trovo benissimo e per questo tipo di mascara credo che sia il migliore perché vado a sciogliere il mascara e poi pulisco, però... Ed è struccante, vi ho fatto vedere, ma lo struccante bifasico anche funziona. Fatelo penetrare, massaggiare e senza tirare e tranquillamente si pulisce tutto. Che dire, a me è piaciuto. Oltretutto, io l'ho usato per 3 mesi, quindi per tutta la sua scadenza e si è quasi completamente seccato, c'è cioè davvero poco prodotto, quindi non mi si è mai seccato prima, sono arrivata quasi alla fine. Senza che si creasse problemi, anche applicato tutti i giorni, piaciuto, super piaciuto, mantiene le promesse, fa davvero quello che dice e se non fosse che ne escono sempre nuovi, che quindi voglio provarne sempre i nuovi, questo sarebbe quello che sicuramente ricomprerei e che comunque tengo d'occhio se mi serve un mascara waterproof, perché senza spendere tanti soldi, ce ne sono due della Essence e uno è questo e l'altro è il Big qualcosa, anche quello grosso che vi ho già recensito, che sono fantastici e durano tutto il giorno, anche alle cerimonie, quindi tranquillamente. E niente,
Spero di avervi fatto conoscere un nuovo valido prodotto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'avete provato, se vi è piaciuto, se vi è incuriosito. Ed adesso nella linea permanente, quindi direi davvero di provarlo. E niente, se vi ho tenuto compagnia e vi sono stata utile, mi raccomando di mettere un like e noi ci vediamo alla prossima recensione beauty. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!